In studio Veronica Puglisi. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. In primo piano parliamo di vaccinazioni in Sicilia perché c'è l'intesa tra il presidente Musumeci e il commissario Figliuolo. Partirà il 6 maggio la nuova fase della campagna vaccinale annunciata già questa mattina dal presidente Musumeci. Dalle ore 20 di giovedì sarà possibile per tutti i soggetti compresi nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni effettuare la prenotazione, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Sara Donzuso. Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo approva il piano regionale vaccinale della Sicilia. Lo precisa in una nota stampa il presidente della regione Nello Musumeci, che annuncia di aver sentito il generale, che ha assicurato il varo di un piano nelle prossime ore proprio per le isole minori. Sono contento di questa convergente operatività e non è escluso che unità militari possano contribuire alle vaccinazioni nelle piccole comunità già in questo fine settimana, ha detto Musumeci. L'idea del governatore, come annunciato questa mattina in conferenza stampa, è di aprire alla fascia d'età 50-59. Tutti i siciliani che ci rientrano potranno prenotarsi a partire dalle 20 di giovedì 6 maggio. Le somministrazioni effettuate con il siero di AstraZeneca cominceranno da giovedì 13 maggio e seguiranno l'ordine di prenotazione. Per quanto riguarda invece i soggetti con patologie pregresse nella fascia di età compresa fra i 50 e i 59 anni, secondo quanto previsto alle raccomandazioni del piano nazionale, le vaccinazioni saranno effettuate a partire dal 7 maggio durante gli open day organizzati negli hub e nei punti vaccinali dell'isola con il siero di Pfizer-BioNTech. Per tale categoria di soggetti non sarà necessaria la prenotazione. Musumeci ha anche comunicato l'avvio delle vaccinazioni per le isole minori per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni. Si comincerà venerdì da Lampedusa, Linosa e Salina, cui seguiranno a partire dal 10 maggio le restanti isole con ordine legato alla minore densità di popolazione. Abbiamo messo al sicuro il 10% dei siciliani. Dobbiamo adesso passare alle isole minori, soprattutto a quelle di frontiera, e quindi parlo di Lampedusa e Linosa, e poi passeremo alle altre isole. Dobbiamo correre velocemente, dobbiamo sperare che i medici di medicina generale ci aiutino ancora di più nel vaccinare i più fragili, gli ultra ottantenni, dei quali conoscono tutto, patologie e indirizzi, e quindi che si schierino senza alcun tentennamento accanto a noi, e andiamo avanti perché è giusto che entro l'estate la stragrande maggioranza dei siciliani possa essere messa al sicuro. Vaccinarsi è l'unica soluzione possibile per mettersi al riparo dal contagio. Bisogna superare ogni diffidenza e abbiamo il dovere di credere al mondo scientifico. Numeri alti in provincia di Ragusa per quanto riguarda i contagi e i ricoveri. Sentiamo uno stralcio del collegamento andato in onda alle 16.30 con la responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di malattie infettive a Ragusa, Maria Antonietta Di Rosolini. Stiamo correndo per garantire un turnover di messi e per prendere pazienti e poter evitare la cosa più importante che stiamo cercando di fare, quello di evitare di espatriare in altri reparti o aprire altri posti letto, perché diversamente sarebbe un guaio, perché vogliamo garantire che le patologie non Covid possano avere una dignitosa assistenza, perché sta invadendo troppo il Covid e noi stiamo facendo le corse per evitare questo. Ecco, sotto questo punto di vista, i pazienti che avete oggi sono per lo più pazienti con variante inglese o con altre varianti? Abbiamo solo variante inglese. Solo variante inglese nello stato attuale. Cambia qualcosa nel paziente con variante inglese rispetto a quello che aveva il Covid-19 SARS-CoV-2? Più che altro è l'intensità iniziale della sintomatologia, ma fondamentalmente no. Fondamentalmente no, è il paziente con comorbidità che ci può creare qualche problema in più, ma fondamentalmente no. A livello di immunità, oggi Maria Antonietta Di Rosolini, di che immunità gode? È già pronta per il richiamo? È alle porte del richiamo? Dovrà presentarsi a breve per il richiamo? No, ancora no. Noi abbiamo fatto appunto uno screening su tutto il personale, il titolo è ancora sufficientemente alto, si è visto un leggero calo, però mantenendoci su un range
di titolo abbastanza ottimale per poter garantire una copertura. Presumo che se si dovrà parlare di richiamo se ne parlerà in autunno, non ora, non credo. Le restrizioni che sono state studiate, il coprifuoco, possono servire ancora? Beh, per quello che ho visto con gli assembramenti per una partita, e quello che ho visto anche in giro qua da noi, penso che bisogna assolutamente stressare il concetto che siamo noi che determineremo come andrà l'estate. Quindi sicuramente una manovra restrittiva va mantenuta, perché diversamente non ci liberiamo e l'estate viene compromessa. Confcommercio Sicilia indice sciopero della fame, le restrizioni cui è vittima il comparto dei pubblici esercizi è incompatibile con ciò che accade. Non siamo stati ascoltati, o meglio, su di noi non si pone il problema di ciò che possa essere davvero d'aiuto. Indetto sciopero della fame, ad annunciarlo il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. Chiusure e restrizioni inaccettabili che ledono la dignità lavorativa e che non danno prospettive ai comparti che ormai si dicono stremati. Le immagini che abbiamo visto tutti sulla festa che è in piazza Duomo di Milano, in tutte le altre piazze italiane, certamente sono delle immagini che sono, dire, sdegnanti e dire poco, ma che effettivamente ci hanno fatto riflettere tantissimo dopo mesi e mesi di chiusura, di lockdown, di tavoli fatti con le istituzioni, con manifestazioni contingentate e quant'altro, nessuna risposta, e poi domenica invece poi abbiamo quella visione che ci ha lasciato veramente perplessi nelle logiche, anzi nelle logicità del fatto. Intanto domani a Catania una protesta che vedrà partecipare tutto il mondo del wedding. Il settore dei matrimoni, quello degli eventi privati in genere, dirà basta all'assenza di risposte. Non escludo che mio fratello possa riprovarci, è quanto dichiara Andrea Furnari, fratello dell'imprenditore che domenica mattina ha minacciato il suicidio, punta il dito contro lo Stato che li ha lasciati soli. Mio fratello non lo riesco a fermare in questa cosa. Io ripeto, la domenica per me è stata una bomba. Mi aveva accennato che voleva fare qualche cosa, ma farà qualche altra pazzia. Io ci cercherò di stare accanto, ma non lo so come andrà a finire, se lo porta qualcuno sulla coscienza. Lui è Andrea Furnari ed è il fratello dell'imprenditore che domenica mattina ha minacciato il suicidio a Catania, vicino il palazzo di città. Andrea è estremamente preoccupato per il fratello perché tema che possa ripetere questo gesto. Il fratello, infatti, è disperato. Hanno messo all'asso un suo capannone, il capannone dove tiene tutto, e togliendo il capannone tolgono qualsiasi speranza di poter proseguire l'attività, ci dice Andrea. Ed è per questo che attraverso MTG lancia un appello affinché storie di disperazione come quella di suo fratello, la sua e di tanti altri imprenditori, non si verificano più. Furnari spiega come la pandemia ha accelerato una situazione già critica e punta il dito contro lo Stato. Mio fratello ha tentato in tutti i modi in questa cosa, ma le banche, una serie di situazioni. Mio fratello ha cercato di provare, di portare l'attività avanti, poi purtroppo non ha potuto più tenere il turco in regola, e quello e quell'altro. Mio fratello non ha fallito. La serie delle cose che si è portata alla crisi, il discorso dell'innovazione della LEDI, i comuni che ritardano i pagamenti, le persone che ci assillano, quindi giustamente è arrivato al punto di fare questo gesto estremo. E penso che non si fermerà qua questa cosa. Sono spaventatissimo per lui. Io gli ho tolto le chiavi del cane, gli ho tolto tutto. Mi ha detto lui, dice, io questa cosa, dice, non dirò più niente a nessuno e farò quello che devo fare. Il mio fratello è di tanti imprenditori che siamo in questa situazione, in particolar modo nel campo dell'illuminare, negli addobbi natalizi e per le feste. Nessuno ci ha aiutato, nessuno ci ha assistito. All'invore dei 1.200 euro non hanno fatto una rottamazione. Lui ha più di 1 milione di lampade a casa, ha pagato l'IVA. Nessuno ci ha aiutato, nessuno, siamo invisibili per lo Stato. Secondo lei cosa andrebbe fatto? Ma guardi, andrebbe fatto che già esiste un'associazione del mondo dell'illuminaria che l'hanno fatta già in Alta Italia.
di avere un aiuto, un contributo, un sostegno a tutte queste piccole imprese, perché noi piccole e medie imprese diamo sostegno, creiamo il lavoro, produciamo. Quante persone lavoravano per suo fratello? Ma fino a 10-12 persone sono riuscite a lavorare con lui, messi in regola. Al loro fianco il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi. Sindaco, le amministrazioni, gli enti pubblici, cosa possono fare? Il gesto estremo da che cosa deriva? Deriva da una caduta, vuol dire, sempre più in basso del proprio lavoro non pagato da parte delle pubbliche amministrazioni o delle assegnatarie dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Queste persone non vengono pagate come giusto che sia nei tempi dovuti, 90 giorni dalla fattura o 120 giorni dalla fattura. E se dall'altro lato ci mettiamo anche che le banche non creano le condizioni del cosiddetto sconto su fattura per poter mantenere la liquidità alle imprese, e allora facendo 2+2 il conto è presto fatto. È chiaro che loro si trovano nelle condizioni di dover arrivare a gesti estremi, perché poi diventa una spirale recessiva che continua inesorabilmente il suo cammino. Lo Stato ci metta nelle condizioni di poter sostenere l'economia e la nostra piccola economia. Andiamo alla cronaca. A scoperta dei carabinieri di Vittoria, una maxi piantagione di cannabis, arrestate due persone, sequestrate oltre 1000 piante. Una maxi piantagione di cannabis è stata scoperta dai carabinieri in contrada Dragonara a Vittoria. Il blitz nel pieno della notte ha permesso ai militari di fermare un imprenditore locale di 42 anni e un suo dipendente di 54 anni assunto irregolarmente di origini tunisine, entrambi in manette per coltivazione, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel corso della perquisizione i militari dell'arma hanno rinvenuto una piantagione costituita da oltre 1000 piante di marijuana, tutte con infiorescenze, coltivate in una delle tante serre adibite a coltivazione di varie tipologie di ortaggi. La perquisizione ha inoltre consentito di rinvenire all'interno di un furgone in uso all'uomo di 42 anni un fucile illecitamente detenuto, poiché intestato ad altra persona, e 18 munizioni. All'interno di un casolare all'interno della stessa azienda agricola sono stati rinvenuti oltre 7 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già essiccata e pronta per essere venduta, suddivisa in diversi contenitori, 4 panetti di hashish, 3 bilancini di precisione e oltre 13.000 euro in banconote di piccolo taglio. Una volta immessa sul mercato illegale, numerosi chili di marijuana potenzialmente prodotti e venduti al dettaglio avrebbero fruttato diverse centinaia di migliaia di euro. A scoprire tutto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, in sinergia con la componente specializzata dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia, le piante, lo stupefacente, tutti i materiali utili rinvenuti sono stati sequestrati. La sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi tossicologica. Il 42enne è stato condotto nella casa circondariale di Gela, mentre il 54enne nella casa circondariale di Enna, fino all'udienza di convalida su disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa. Parliamo di un'altra maxi operazione dei carabinieri che hanno arrestato nel catanese 40 persone. In carcere a Rossano, in provincia di Cosenza, perché condannato all'ergastolo per duplice omicidio, mafia e traffico di droga, Santo Alleruzzo e il clan Santa Paola Ercolano ne permessi premio tornava a Paternò, suo paese d'origine, e presenziava summit mafiosi per impartire ordine e direttive per la gestione degli affari del clan. E quanto emerso da un'articolata operazione condotta dai carabinieri e denominata Scacco Matto, che ha portato all'arresto di 40 persone, 10 delle quali domiciliari. Tutti sono indagati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di falsi e truffe e danni dell'INPS, fatti contestati fino all'agosto del 2019. È stata contestata anche una tentata estorsione aggravata ai danni di un'industria dolciaria, ma l'imprenditore si è rifiutato di pagare il pizzo. Le indagini iniziate nell'ottobre del 2017, grazie ad alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia e coordinate dalla DDA di Catania, hanno consentito di ricostruire gli organigrammi dei gruppi mafiosi della famiglia Santa Paola Ercolano, operanti sul territorio di Paternò, storicamente diretto alle famiglie Alleruzzo, assinnate a Mantegna
platea e bel passo nonché di individuare le varie attività illecite poste in essere dagli affiliati. Non solo un fiorente traffico di droga, in particolare marijuana e cocaina, ma anche estorsioni, riciclaggio, ricettazione e una situazione di grave condizionamento del tessuto economico locale. Sono stati infatti individuati vari imprenditori che consapevolmente favorivano le illecite attività del clan. Tra questi il titolare di una ditta di commercio di prodotti ortofrutticoli, il quale, versando una percentuale degli utili di imprese ai vertici mafiosi e consentendo agli stessi di concludere affari occultamente, otteneva la loro protezione per imporsi alla concorrenza e per gestire eventuali problemi con i creditori. O ancora il proprietario di importanti gioiellerie, il quale consentiva allo stesso capoclan di operare con prevendite in contanti di diamanti, orologi e gioielli senza rendicontazione fiscale, permettendo così di compiere attività di riciclaggio. Nel corso dell'indagine è stato anche documentato un ulteriore canale di finanziamento delle casse del clan, l'indebita percezione e l'indennità di disoccupazione agricola. Attraverso una rete di ditte compiacenti, consulenti del lavoro disponibile e soggetti che si prestavano a fungere da falsi braccianti agricoli, si accordavano per un compenso giornaliero e poi si presentava la domanda di disoccupazione. Al di là dei falsi braccianti agricoli, che erano praticamente l'ultima ruota del carro, avveniva il sistema era abbastanza articolato attraverso delle figure anche inserite all'interno di in particolare un ragioniere e una ragioniera che attraverso le proprie competenze istruivano correttamente le pratiche per ottenere le indennità di disoccupazione agricola presso l'INPS e quindi riuscendo ad ottenere degli ingiusti profitti per una cifra superiore agli 87.000 euro complessivi. E sono 52 le misure cautelari eseguite questa mattina dalla Polizia di Messina nell'ambito dell'operazione Marketplace. Sono circa 350 gli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito decine di misure cautelari e sequestri patrimoniali nell'ambito della maxi operazione antidroga della squadra mobile di Messina nei confronti di due organizzazioni criminali che si contendevano il controllo dello spaccio nel quartiere Giostra. Le indagini coordinate dalla DDA di Messina hanno consentito di far luce su alcuni scontri a colpi di arma da fuoco avvenuti tra il 2016 e il 2017, riconducibili ai due gruppi degli Arrigo e dei Bonanno, che cercavano di affermare il proprio controllo dell'attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre 1.000 cessioni documentate, arresti che hanno portato alla contestazione di numerosi reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al commercio di stupefacenti, allo spaccio delle sostanze stupefacenti, alle armi, al tentato omicidio, alle lesioni e al riciclaggio. Nel corso delle attività sono state sequestrate quantitativi di sostanze stupefacenti, le indagini sono state svolte anche grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia, ma per lo più grazie all'utilizzazione di complesse e delicate tecnologie che ci hanno consentito di entrare all'interno di un vero e proprio fortino che questi gruppi avevano creato. Si tratta di due gruppi anche contrapposti che dall'alleanza passavano a scontri violenti e difatti sono stati contestati anche reati contro la persona, perché le indagini sono partite proprio da dei ferimenti e dai tentati omicidi consumati nell'arco, diciamo, degli scorsi 4-5 anni. Le due organizzazioni riuscivano a movimentare grosse quantità di cocaina, marijuana, hashish e skunk e di gestirne una capillare distribuzione attraverso numerosi pusher sia nell'area metropolitana di Messina che in provincia. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina dal questore di Messina Vito Calvino alla presenza del procuratore distrettuale antimafia Maurizio De Lucia e del direttore centrale anticrimine della Polizia Francesco Messina. 52 le misure cautelari eseguite, di cui 26 in carcere, 13 ai domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 13 persone. Disposto anche il sequestro di immobili per un valore complessivo di oltre 300.000 euro. Le indagini, sottolineano gli inquirenti, hanno anche evidenziato l'esistenza di un'altra organizzazione criminale, anch'essa operante nel quartiere Giostra, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo, nonché allo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti. Sono stati raccolti 220.000 euro ad oggi per aiutare Anna, la mamma di Gangi malata di tumore al seno. Sono necessari per la cura in America 250.000 euro a MTG, l'appello della figlia Felice. Continua la gara di solidarietà per aiutare Anna, la mamma di Gangi, in provincia di Palermo, che deve recarsi in America per curare un tumore al seno.
Le terapie fatte in Italia offrono al massimo tentativi di bloccare o cronicizzare la malattia, ma nel Texas ad Houston Anna potrà seguire un protocollo speciale che le darebbe una prospettiva di cura ed una chance di vita. Così i quattro figli di Anna, Felicia, Carlotta, Aldo e Jacopo, hanno organizzato una colletta in rete nei mercati Campagna Amica di tutta la Sicilia. Si potrà offrire un contributo per avere un vasetto etichettato di lapilli dell'Etna che si sono riversati lo scorso febbraio e raccolti direttamente sul vulcano. Ad oggi sono stati raccolti 220.000 euro, ma servono 250.000 euro per affrontare il primo mese di cure. Per la raccolta fondi è stata anche creata una pagina Facebook, Tutti insieme per Anna, in cui si possono trovare tutte le modalità con le quali poter effettuare un contributo, oppure si può lasciare un'offerta presso i mercati Campagna Amici di tutta la Sicilia. Si tratta solo di un inizio, perché la cura è lunga. Vogliamo che la nostra mamma torni a gioire e a godere della vita, hanno detto i quattro figli. Ad MTG l'appello di Felicia. Mi chiamo Felicia Salvo e parlo a nome mio e dei miei fratelli. Alla nostra mamma nel 2017 è stato diagnosticato un carcinoma mammario. Dopo 2 anni di terapie sembrava essere stato sconfitto, ma nel 2020 è tornato più aggressivo che mai, dando vita a delle metastasi alle ossa e alla pleura. In Italia le terapie disponibili possono tentare di bloccare e cronicizzare la malattia, ma finora non sempre ci siamo riusciti. La nostra storia è la storia di tante famiglie che cercano di mantenere accesa una speranza. La speranza è che la mamma possa sottoporsi a una terapia mirata e all'avanguardia in America, a Houston, in Texas. Queste terapie però hanno un costo elevatissimo. Per sostenere le spese abbiamo organizzato una raccolta fondi ed è per questo motivo che chiediamo il contributo di tutti voi. Ogni piccolo contributo può far sì che questo sogno, questa speranza, diventi una realtà. Ci fermiamo, c'è qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Si è concluso con successo il corso di giornalismo e comunicazione in collaborazione tra l'Istituto di Istruzione Superiore Gaetano Curcio di Ispica e Video Mediterraneo. Cos'è una notizia? Creare e presentare una prima edizione, condurre un TG, come funziona il montaggio di un servizio TG e ancora come si prepara un'intervista. Queste sono alcune delle attività del corso di giornalismo e comunicazione che rientra nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e a cui hanno partecipato gli alunni della terza e della quarta dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaetano Curcio di Ispica in collaborazione con Video Mediterraneo. Dopo 2 mesi in cui i ragazzi hanno partecipato a degli incontri svoltisi online e tenuti dalla giornalista della redazione di MTG Giada Giaquinta, il progetto è giunto alla conclusione. È stato un anno ancora più particolare rispetto allo scorso e noi in questa ottica evitiamo di appesantire i ragazzi. Purtuttavia l'offerta, l'ampliamento dell'offerta, il fatto di fare delle cose innovative rispetto al tradizionale è sempre un'opportunità che dobbiamo agganciare al percorso degli studenti. Per i ragazzi rappresenta un'occasione per confrontarsi con le realtà professionali presenti nel territorio, nello specifico con Video Mediterraneo, come spiega il professore Giorgio Aprile, coordinatore del percorso che coinvolge anche nel ruolo di tutor il professore Michelangelo Lorefice e la professoressa Vera Grande. Il PCTO ha questo scopo, di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e alla vita reale che è fuori. Quindi sicuramente queste competenze sono importantissime, sia personalmente che dal punto di vista professionale, se qualcuno di loro volesse intraprendere la carriera di giornalista. Come coordinatore ho potuto verificare che i ragazzi sono rimasti tutti soddisfatti di queste attività che abbiamo svolto, per cui nonostante appunto il disagio di non poter svolgere delle attività sul territorio come magari abbiamo fatto gli altri anni, però sono stati adeguatamente motivati e queste difficoltà si è ovviato con la professionalità di chi ha lavorato in questi progetti. Un'occasione per gli studenti per mettersi in gioco e per potenziare le competenze acquisite già nel percorso di studi, vestendo in alcuni casi il ruolo di giornalisti. Prima abbiamo fatto un lavoro di gruppo per formulare queste domande a questi ospiti che devo dire l'attrice Loredana è stata molto a nostra disposizione, diciamo, quindi ci siamo ritrovati nei panni di un giornalista che questa cosa non capita tutti i giorni. Mi ha colpito il fatto che nonostante fossimo online e quindi magari era più difficile l'interazione, la soglia dell'attenzione è stata sempre molto alta perché è stato molto interessante dall'inizio alla fine, anche se magari non sarà quello che vorremmo fare
da grandi giornalisti, almeno avremo una base, sapremo come funziona questo mondo che è molto importante per l'informazione di tutti i giorni. Essendo noi tutti studenti in una situazione abbastanza particolare, data la pandemia in corso, sono partita con nessuna aspettativa e forse un po' di preoccupazione per come appunto avremmo svolto le varie attività. Però devo dire di essere molto soddisfatta per quello che abbiamo fatto, perché è stato un percorso abbastanza interessante e anche molto formativo. Implementare la sicurezza dei bagnanti è l'obiettivo al centro della riunione avvenuta questa mattina tra la Capitaneria di Porto e alcuni enti e associazioni, una riunione avvenuta in modalità online. Condividere alcune proposte nell'ottica di implementare la sicurezza dei bagnanti, migliorare il servizio reso a beneficio dell'utenza balneare e focalizzare gli aspetti connessi alla tutela dell'ambiente marino è l'obiettivo della riunione in modalità online avvenuta questa mattina tra la Capitaneria di Porto di Pozzallo, i sindaci degli 8 comuni costieri della provincia Eblea, i rappresentanti dell'assessorato regionale al territorio e ambiente e delle associazioni dei sindacati dei balneari. In vista dell'avvio della stagione balneare, che come prevede l'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci partirà il 16 maggio, si è reso necessario affrontare alcune tematiche. È fondamentale, ha detto il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Donato Zito, attrezzare le spiagge libere con postazioni di salvataggio. Ho chiesto loro uno sforzo e su questo ho chiesto anche eventuale contributo da parte del Libero Consorzio e dello stesso assessorato regionale per finanziare questi tipi di iniziative che sono estremamente importanti. Come estremamente importante potrebbe essere anche quello di posizionare delle postazioni di primo soccorso nelle spiagge libere. Affrontata anche la tematica relativa ai parcheggi lungo le arterie dei litorali Blei. Dobbiamo toglierci l'idea di dover parcheggiare davanti a un tratto di spiaggia. Ci devono essere delle aree fuori delle aree demaniali che le amministrazioni comunali, cosa che qualche comune ha già fatto, dovrebbe predisporre per queste grandi aree di parcheggio. In attesa di ricevere disposizioni in merito al distanziamento, al via le riunioni con i concessionari degli stabilimenti balneari. Noi vogliamo far sì che le regole vengano rispettate. Come si fa? Attraverso un incontri con le strutture balneari. Io la prossima settimana incomincerò ad incontrare tutti i concessionari per dire loro quelle che sono le regole che devono essere rispettate ed eventualmente, considerato che io da qui a breve dovrò emanare un'ordinanza di sicurezza balneare, cercherò di valutare anche se è opportuno effettuare delle modifiche in relazione a quelle che sono le idee stesse che hanno i concessionari per l'esperienza appunto passata. Nel corso della riunione sono state avanzate delle richieste da parte dei sindaci e all'assessorato territorio e ambiente. I comuni sono rivolti soprattutto all'assessorato territorio e ambiente chiedendo una maggiore celerità nel rilascio, soprattutto per quanto riguarda il piano di utilizzo del demanio marittimo, che nessun comune nella provincia ragusana ha un piano di utilizzo del demanio marittimo approvato. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento su Video Mediterraneo.